sono tornato nella sezione dove c'era la tagliata, il corridoio fatto tipo a passerella a ponte, che sta esattamente là, dove c'erano anche alcuni altari. E ci sono arrivato passando da un'altra tagliata, che praticamente questa è la continuazione della tagliata che sta sotto l'anello all'occhio. Direttamente da quella direzione parte la prima tagliata dell'anello, continua al mezzo bosco e scappa nella tagliata qui, dove c'è, ho trovato un altro buco al volo. Quindi questo era un posto pieno di altari, tagliate, ho trovato anche qualche anello sul muro, tutte mura. Ci sono tornato perché ovviamente era importante, infatti ho trovato dei dettagli non trascurabili, intanto altri muretti. Qui era dove avevamo cominciato l'altro video, con la parete, con i fori, questa anche con i fori. E ora saliamo, perché qua su in alto ci sta un dettaglio, secondo me uno dei più importanti. Intanto qui ogni pietra, vedi, basta togliere il muschio, capire dove presso a poco potrebbero aver fatto i fori, levi il muschio e li trovi. Queste sono tutte pietre lavorate, che se uno cammina per questi boschi non vede niente, devi saperlo come sono lavorate. Questo è un altro angolino, ho liberato qualche foro al volo. Questa qui, come detto anche in passato, sarebbe da vederle tutte dall'alto queste pietre, perché sono tutte forate con buchi che apparentemente non hanno senso, e ce ne sono purtroppo. Qui c'ho il rastrello che non ce l'ho, non posso liberare tutti i fori, ma soltanto su questa pietra me ne stanno 6, 7 e chissà quanti. E abbiamo constatato che non so pettorci, sia per la grandezza dei pali e sia per la disposizione. Questa era un'altra pietra lavorata, svuotata, messa appoggiata. Questa era un'altra falsa porta a bocca d'aquila, come ne abbiamo viste a decine, tutte lavorate. Quest'altra pietra accanto, idem. Sarebbe da pulirla bene, ma qui c'è un'attrezzatura pesante per fare questo angolino. Ora saliamo. Intanto quando ne trovo qualcuno lo libero. Altro foro su una pietra, questa pietra anche qua ho visto ci stanno dei fori sopra, muretti. Ma poi vedete questi muretti all'angolino, io l'ho spiegato più volte, questi non sono di contenimento per terrazzamenti, per mangiare. Questi, come in Perù, in Bolivia, in ogni luogo dove usavano mura poligonale, loro riempivano gli spazietti tra una roccia e l'altra, non per utilità, ma per puro sfarzo, abbellimento. La maggior parte di questi muretti non servono a niente se non per bellezza. Quindi continuando, ecco, questa era la pietra, altri muretti. Adesso andiamo a vedere quello che ho scoperto di nuovo. Intanto anche questa l'ho scoperta oggi, ho cominciato a liberare un gradino. Quindi questa è una tappa, è una tappa del percorso, guardate. Questo l'ho visto mo' al volo. Quindi quando si trova un buco, eccolo, infatti stavo dicendo, quando se ne trova uno non se ne trova mai uno, ma è tutta la pietra che nasconde qualcosa, nicchie, camere, buchi, fori, tondi, quadrati, di tutto e di più. Ma dopo ci ritorno su quella.
Ecco, guarda, me ne so accorto mo'. Ho visto la forma del muschio. Vedete, perché la gente non li trovano, non sanno neanche cercarli. Che no, mettiamo il piede, uno qua l'ho liberato di poco fa, altri tre verticale. Allora, faccio subito vedere questo angolino. Allora, anche qui questo l'ho liberato mo. Qui siamo praticamente sopra dove eravamo poco fa. Soliti muretti ovunque. Qui abbiamo subito tre scalini a salire, più foro. Uno, due, tre, si sale. Altra pietra con due fori e altri due gradini. Uno e due. Ecco, questo me l'ero perso. Ho visto uno al centro. Ah, troppi me ne sono persi su questa. Dai. Vedete, cioè qui ce ne sta. Allora, uno, due, scalino, tre, quattro, guardate quanto sono vicini questi, cinque, sei, scalino, sette, otto, questo è un po' più grande, e poi chissà, ecco perché questi andrebbero visti dall'alto. Quindi continuiamo a salire, per terra si vede una pietra a terra con un foro, quest'altra accanto tutta lavorata. Qua ci sta un altro scalino, eccolo. Ecco fatto, liberato. Vedete, un altro scalino e si sale su questa pietra che prima eravamo esattamente là e da sotto si vedevano le pietre con i massi, eccoli da sopra. Questo è un masso che c'aveva una conca, guardate che ci hanno messo dei sassi, ovviamente non c'è utilità qua per bellezza, quindi capite la facilità nel realizzare queste cose per loro, il tempo che ci, guardate questo. Allora, qui siamo sempre sopra un masso grande, siamo alti, qua saremo 7-8 metri. Prima abbiamo visto questa crepa dall'alto tra due sassi, tra due massi. Ecco che hanno fatto, hanno riempito a mura. Perché? Tra due sassi così? Perché? Per bellezza ovviamente, lo farei pure io. Oro, guardate che bello anche. Ma qui si continua, qui ogni pietra potrei continuare fino in Emilia Romagna a scava. Guardate che bello sto angolino con queste pietre, queste sono grandi. Poi su, fuori, ecco, guardate, ne escono di continuo, ne escono. Ci ho trovato anche delle monete dentro alcuni fori, sono ovunque, tutti sulle pietre. Anche quella, guarda, stanno davvero ovunque. Qui altro scalino, ecco, su questa pietra. Ecco qua, altro scalino, ma guardate che belli questi muretti. Uno, due, tre, tutto su piattaforme lavorate. Ovviamente questa. Guardate qua, c'è. Quanti ce ne sono solo su questa. Allora, ora ci spostiamo pochi metri più avanti, altra pietra enorme, avevo iniziato a pulirla ma non si può perché ho troppi roghi e non c'ho l'attrezzatura, perché ho trovato uno scalino che saliva, ce ne sta un altro lì all'angolino piccolino con tutto il muschio, ma ho lasciato perdere perché non finirò mai entro oggi. Altro muretto. Guardate che belli tutte queste spaccature. Ah, qui altra pietra lavorata, ho pulito prima con due gradini, quindi foro iniziale, muretto, due gradini, altro foro,
vedete i sorti del scappello come si vedono bene. Poi i fori sono profondi e su questa pietra accanto ugualmente tutta quanta come le altre ad altare, non liberati alcuni ma sono davvero tanti, dai. Continuiamo su quest'altra davanti, guardate che bellezza questa, ho trovato 1, 2, 3, 4 gradini intervallati da fori, destra, sinistra, sopra, di lato, quest'altro, vedete? Io non posso mettere 8 torce lì, un'altra 10 torce su questa cosa, non c'ha senso, basterebbe una torcia equidistante 3, 4, 5 metri. Quindi questi fori profondissimi e larghi avevano una funzione ben precisa. Mi butto! Allora adesso andremo a vedere la parte migliore di quest'angolo, che ovviamente non è finito, mi sono fermato solo da cercare. Da rovistare muretti nascosti ovunque dalla vegetazione, vedete anche quello sull'angolino. Qua c'era un mega muro molto grande, completamente coperto da rampicanti. E alla fine quest'altro spazio che qui si vede come questa parete l'hanno completamente buttata a paro. Forma piramidale, come altri altari visti a Bomarzo e in altri luoghi. Ovviamente qua intorno vedete sempre tutto lavorato. Ma la bellezza sta guardate, ho trovato un acquedotto in pietra, cioè un acquedotto incredibile. Partiamo dall'inizio, ecco guardate, ci stanno ancora pezzi in giro. Allora questo qui, questo acquedotto è la fotocopia di un acquedotto che ho fotografato ad Alatri, la fotocopia. Qui ci stanno le pietre, dove c'erano le pietre hanno lavorato pietre e solidi fori, vedete? Qua, pure ovunque, quindi questo era l'angolo, l'angolo l'hanno fatto con una pietra. E qua cominciava l'acquedotto fatto con blocchi più piccoli e blocchi più grandi scavati, ma scavati sembra la copia di un acquedotto anche in Perù, in Sardegna. Qui continuava, vedi, hanno fatto tipo il camminamento e sotto questa roccia grande continuava, vedi, hanno fatto la base con un muro e sopra ci hanno messo le pietre, tutte le pietre lavorate. Ma nella parte più alta, sopra l'ipogeo che dovrebbe stare su quella rupa, abbiamo visto non solo i condotti così, ma l'abbiamo visto anche stile nabatei, stile petra, stile sutri, dove scavavano bordo roccia e costruivano il canale qui. Quindi, ove c'era la possibilità, scolpivano la roccia. Se non c'era la roccia, facevano queste cose.